Festa grande al Palasport Papa Giovanni Paolo II per il Grand Prix Kinder Joy Moving, ovvero i campionati italiani di sciabola maschile e femminile under 14 a squadre. L'appuntamento, che approda per la prima volta in città, si è chiuso oggi. In pedana 78 squadre provenienti da tutta Italia per un totale di 300 atleti con tecnici, accompagnatori, famiglie e arbitri al seguito. L'assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli. Colgo l'occasione per fare un plauso all'associazione organizzatrice dell'evento, la SD Club Scherma Pescara, e il suo presidente Fabio Pascal, un giovane di soli 29 anni che nel marzo 2021, nonostante il Covid, ha avuto il coraggio di istituire un'associazione sportiva e oggi, dopo soli 3 anni, ha ricevuto dalla federazione il mandato di organizzare i campionati italiani di sciabola. Quindi davvero complimenti Fabio, sei un esempio per i nostri giovani. Incassati i complimenti dell'assessore, gli organizzatori dei campionati fanno il punto dell'associazione. Noi dal punto di vista tecnico siamo cresciuti molto in questi anni, stiamo raggiungendo dei risultati notevoli, pur siamo una società giovane, una società che ha cominciato l'agonismo diciamo da 3 anni, quindi in questi 3 anni stiamo facendo numerosi progressi in termini di numeri, in termini di atleti e in termini di risultati. Speriamo in un futuro prospero per i nostri atleti.